Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, torniamo a occuparci della tragedia della famiglia Filippone. Tanti gli interrogativi ancora a cui dare una risposta, risposta che potrebbe arrivare dalle autopsie sui corpi e dagli esami tossicologici. Vediamo il servizio. Sarà interessante capire se emergerà qualcosa dagli esami tossicologici nelle autopsie condotte dal medico legale Cristian Dovidio all'obitorio dell'ospedale di Chieti sulle salme di Marina Angrilli e Ludovica Filippone, rispettivamente mamma e figlia morte domenica scorsa, la prima caduta dal balcone dell'appartamento di proprietà del marito in una palazzina di Piazza Roccaraso a Chieti Scalo, la seconda gettata da 30 metri di altezza dal viadotto Alento della 14 dal padre Fausto Filippone, che poi si è suicidato dopo essere stato per 7 ore aggrappato alla rete che alza il guardrail della corsia autostradale che viaggia verso sud. Bisognerà chiarire se la donna e la bambina siano state sedate in qualche maniera prima del loro decesso, ma i risultati degli esami tossicologici non saranno immediati. Marina Angrilli, insegnante del liceo scientifico Da Vinci di Pescara, è morta per le ferite riportate nella caduta da una dozzina di metri dopo essere stata trasportata in ospedale a Chieti, soccorsa da un inquilino della palazzina di professione medico. Il marito, Fausto Filippone, dopo la caduta della moglie, con una scusa è scappato via per andare a prendere la figlia di 10 anni a casa degli zii a Pescara. Ed è in questo momento che ha messo in atto il piano più terribile, portando la bambina sul viadotto attorno alle 13 e poi suicidandosi, nonostante le trattative estenuanti ed infruttuose con la polizia. Ieri, intanto, è stata eseguita l'autopsia su Fausto Filippone, un atto dovuto che ha confermato la morte sul colpo dell'uomo. Ieri, il questore di Chieti, nella conferenza stampa per fare il punto sulle indagini, aveva parlato di una famiglia normalissima e di una vicenda che segna la sconfitta di tutti. Per cui si presume che fosse una famiglia normale, una comune famiglia italiana. Tutti, anche i vicini, dicono che era una famiglia che non ha mai dato, una famiglia per bene. Non si sa qual è l'origine del suo disagio, se c'aveva un disagio, non sappiamo se era in cura, anzi, non era in cura, era una persona normale. Tant'è vero che il venerdì precedente sono usciti anche insieme per pare una gara canora, un concorso canoro con la figlia, per cui è ancora un indice della normalità familiare. Tra le ipotesi che sono state fatte per cercare di capire il perché Fausto Filippone abbia deciso di distruggere la sua famiglia, c'è un possibile stato depressivo dovuto alla morte della madre avvenuta 1 anno e mezzo prima, così come dichiarato alla stampa dallo psichiatra Massimo Di Giannantonio, che ha parlato con Filippone quando era aggrappato al viadotto cercando di farlo ragionare. Ma resta un mistero e molto probabilmente resterà tale quale sia stata la scintilla che ha fatto scattare la tragedia, anche perché Filippone non ha voluto fornire spiegazioni nelle 7 ore passate sul viadotto. L'unica sua preoccupazione è stata quella di non far avvicinare nessuno al cadavere della figlia riversa sulla strada sottostante. Altro elemento al vaglio degli investigatori e della procura di Chieti è la richiesta di trasferimento che Filippone avrebbe avanzato ai vertici della Brioni di Penne, dissonante rispetto alla brillante carriera portata sin qui avanti nell'azienda di alta moda maschile. Cambiamo pagina. Il Corecom Abruzzo ha presentato questa mattina a Pescara la guida su cyberbullismo e web reputation, istruzioni per l'uso. Un utile strumento a disposizione soprattutto dei più giovani. Il servizio di Paolo Renzetti. Sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto a due temi che sono fondamentali, che riguardano soprattutto i soggetti più deboli, ovvero i minori. C'è una legge sicuramente, che è quella del cyberbullismo, che è nata nel 2017 finalmente e che responsabilizza soprattutto le scuole. Il responsabile di tutto il processo di verifica del cyberbullismo è il preside della scuola. Quindi una legge che ha diciamo, una sua logica, una sua filosofia, che è quella di
accompagnare il percorso di formazione e di reprimere in maniera utile e direi anche pedagogica chi compie un reato come quello del cyberbullismo, che è un vero e proprio reato. Il Coricom sa che questo tema, quello del cyberbullismo e quello della web reputation, che significa la reputazione sul web, cioè le cose che praticamente costruiscono l'identità digitale, tutto ciò che viene messo in rete ha una sua radice profonda che non può essere più cancellata e quindi si corre il rischio, e soprattutto lo possono fare quelli che sono i soggetti più deboli, cioè i minori, i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, di inserire magari dati o fotografie o cose che li riguardano che poi in qualche misura caratterizzeranno la loro crescita, il loro percorso e anche magari la loro vita futura, e quindi tutti questi errori vanno evitati e questo è un vero e proprio manuale per evitare gli errori. Bisogna intervenire con i professionisti e soprattutto con le tre parole chiave che ho definite: cultura, conoscenza e consapevolezza. I ragazzi devono poter conoscere il mezzo, usarlo, perché è uno strumento bellissimo quello della rete, di internet, delle nuove tecnologie, sono strumenti utilissimi, però ci sono anche i pericoli, vanno conosciuti con consapevolezza appunto. È allarme ludopatia in Abruzzo, Abruzzo che ha il poco invidiabile primato in Italia per reddito speso in gioco d'azzardo. Dal Serte di Pescara a Moreno di Pietrantonio parla di un vero e proprio problema sociale in netta crescita. Il servizio. Abruzzo primo in Italia per mole pro capite di denaro speso per il gioco d'azzardo. Il poco invidiabile primato emerge dal report elaborato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha quantificato in 1.767 euro la spesa pro capite degli abruzzesi in gratta e vinci, sale slot e videolotteri e scommesse online. Dietro all'Abruzzo c'è solo la Lombardia, poi l'Emilia-Romagna e il Lazio. La ludopatia è un fenomeno sempre più in crescita, dicono al SERD di Pescara. Sempre più persone infatti si rovinano con quella che è una vera e propria malattia, una dipendenza pari se non superiore a quella degli stupefacenti. È il piacere puro dell'azzardo a muovere i ludopatici, troppo spesso celati sotto vesti di normalità. Questi giocatori patologici quasi sempre non ammettono nemmeno a se stessi di avere un problema. È un problema grandissimo perché è stato ormai acclarato che si tratta di un'emergenza sociale. C'è un problema da parte di tantissime persone, noi abbiamo già 150 persone in carico per cura da gioco d'azzardo patologico. Il messaggio che ci sentiamo da dare è quello di poter uscire finalmente dalla paura, dalla vergogna e quindi rivolgersi ai servizi pubblici. Basta fare una telefonata, chiamare, da questa patologia si può uscire sicuramente. E non c'è bisogno di prenotazione né al CUP né pagare il ticket, è assolutamente gratuito e quindi diciamo, informiamo tutte le famiglie, le persone affette da questa patologia di potersi rivolgere a noi. La Guardia di Finanza ha effettuato controlli all'interno dello stabilimento della Santa Croce di Canistro a seguito di alcuni esposti presentati dall'amministrazione comunale. Le fiamme gialle della compagnia di Avezzano sono andate ad accertare l'effettivo utilizzo della sorgente del Fiuggino da parte della società di Camillo Colella. Vediamo. La Guardia di Finanza, compagnia di Avezzano, assieme ad alcuni tecnici del CAM e al geometra comunale di Canistro, è entrata nello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua di Camillo Colella, patron della Santa Croce, per effettuare alcuni controlli, alcune verifiche a seguito di vari esposti lanciati proprio da parte dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Angelo Di Paolo. L'obiettivo di fondo era quello di portare ad accertamento se effettivamente lo stabilimento imbottiglia asse o meno l'acqua della sorgente del Fiuggino. La società si è messa a disposizione degli operanti, ha fornito tutto il materiale necessario, le ha accompagnati per quelle che sono state le attività ispettive. Ci risulta insomma che sia andato tutto per il meglio, siamo fiduciosi a questo punto che la magistratura accerti se ci sono stati degli illeciti o meno, ma insomma ripeto, dall'impressione che abbiamo avuto è che sia tutto sostanzialmente regolare e quindi la società prosegue nella sua attività in questo senso, perché mi sembra sicuramente positivo che le attività siano riprese, che nel territorio ci sia comunque una società che sta tentando di riprendere nonostante gli ostacoli che incontra ripetutamente. Il prossimo 20 giugno invece si discuterà di fronte al giudice del TAR dell'Aquila, Tribunale Amministrativo Regionale, il ricorso che la Italiana Beverage di Camillo Colella ha presentato contro l'assegnazione di quei
famosi punti che hanno permesso di vincere alla Norda Lombarda l'aggiudicazione della concessione della sorgente minerale Canistrara. La concessione però è ancora provvisoria, anche se stanno andando avanti le operazioni di insediamento del nuovo stabilimento. Si discuterà più che altro dell'esclusione della Santa Croce da questa gara, che è stato un provvedimento anche questo per noi un po' paradossale, considerando che era la stessa società che negli ultimi 20-30 anni ha imbottigliato acqua. A Chieti va deserto il Consiglio Comunale in programma questa mattina, che tra le altre cose avrebbe dovuto discutere di Chieti solidale. Insorgono le opposizioni, la maggioranza non c'è più, dicono i consiglieri di centrosinistra. Vediamo il servizio di Gino Di Tizio. È andato deserto ancora una volta il Consiglio Comunale di Chieti, chiamato ad approvare i bilanci di Chieti Solidale, del Teatro Marruccino, il piano triennale delle opere pubbliche e il bilancio di previsione 2018-2020. Solo 16 consiglieri erano presenti. Se ne riparlerà in seconda convocazione il prossimo lunedì. Intanto ieri sera il DUP, il documento unico di programmazione 2017, è stato approvato con due astensioni dei consiglieri di maggioranza Mario Delio e Stefano Rispoli. È un episodio questo che avrà le sue valutazioni, che comporta alcune valutazioni da fare sulla tenuta della maggioranza, valutazioni che in conferenza stampa hanno annunciato anche i consiglieri di opposizione, che parlano anche di ricorsi possibili riguardo a quanto è stato approvato. E a proposito, nel prossimo Consiglio Comunale ci sarà anche qualcosa che riguarderà ancora il DUP, un aggiornamento sulle cose da fare. Insomma, la situazione dei conti al Comune di Chieti è sicuramente difficile e si presta a tantissime polemiche. La maggioranza al momento sembra tenere, vedremo. Fanno sciopero a turno i 170 dipendenti della Blutec ex San Marco in Val di Sangro. I dipendenti sono ancora in attesa di spettanze arretrate e di TFR. Il servizio. Ultima busta paga, TFR, parte dei contributi, altri impegni presi e mai corrisposti. Sono 170 gli operai licenziati un anno fa dalla San Marco Veicoli, poi riassorbiti dal gruppo Scattolini in Val di Sangro, che rivendicano quanto dovuto. Nel classico rimpallo di responsabilità, confronti chiesti invano, l'irritante atteggiamento dei dirigenti. A oltranza, in piccoli gruppi, mattina, pomeriggio e notte, gli ex dipendenti della San Marco sostano pacificamente davanti ai cancelli della Blutec, società del gruppo Metec di Torino, che opera nel settore della componentistica auto e produce per la Fiat, di cui appunto faceva parte la San Marco Veicoli, in attesa che qualcuno si faccia vivo dando spiegazioni. I dirigenti, del resto, sono gli stessi. Al danno si è aggiunta poi anche la beffa. Nell'imminente CUD sono conteggiati tutti gli emolumenti mai avuti e quindi gli operai dovranno pagarci le relative tasse. Una protesta che andrà avanti a oltranza, mentre davanti ai cancelli della Blutec nessuno si presenta. Noi siamo qua perché stiamo rivendicando l'ultimo stipendio, perché l'anno scorso siamo stati licenziati da San Marco Veicoli, che fa parte del gruppo Blutec. Poi ci stanno i nostri ex amministratori, vogliamo cercare di parlare con qualcuno per vedere di trovare una soluzione il prima possibile, che è passato ormai un anno, dal 1° di aprile 2017. Noi dobbiamo ancora avere il TFR dell'ultima mensilità, poi abbiamo in sospeso ancora una rata di metà salute, contributi che non sono stati versati, sono tutta una serie di cose che noi vogliamo risolvere nella maniera più pacifica possibile, però a distanza di un anno vogliamo una soluzione. E i dirigenti cosa vi hanno detto? Avete avuto qualche colloquio? Fino adesso nessuno, sì, qualcuno ci ha parlato già venerdì scorso, ma fanno scarica barile, nessuno che ci vuole dare delle risposte concrete. E si va avanti così, nessuno che risponde, nessuno che ci dice niente. Ho la speranza che esce qualcuno della proprietà e ci spiega e ci dia spiegazioni cosa hanno intenzione di fare. Soluzioni. Vogliamo solo soluzioni. Siamo qui fuori aspettando per vedere cosa ci dicono. Ci ritroviamo inoltre a pagare cifre esorbitanti sul pronuncia dei redditi, perché giustamente si sono ammucchiati i CUD e paghiamo anche su cifre che non abbiamo preso, insomma, è pazzesca questa cosa.
Associazioni ambientaliste e cittadini contrari al progetto inerente alla costruzione di una centrale idroelettrica sul torrente Rianza, affluente del fiume Liri. 18 associazioni, 700 cittadini hanno presentato un elenco di 14 osservazioni contrarie alla realizzazione del progetto in corso di valutazione al Comitato Via Regionale. Il servizio. 18 associazioni, 700 cittadini, 2 comuni. Sono i numeri della protesta contro la costruzione di una centrale idroelettrica sul torrente Rianza, nel territorio comunale di Capistrello. Un fronte comune per un comune intento, ovvero la tutela del fiume Liri, già sfruttato per i crescenti bisogni e le molteplici esigenze dell'uomo. 14 i punti osservati dalle associazioni e dai comitati scriventi per dire no al progetto che prevede di intubare per alcuni chilometri il corso d'acqua del Liri per effettuare la captazione a scopo idroelettrico. Progetto attualmente depositato per la verifica di assoggettabilità alla VIA, Commissione per la valutazione di impatto ambientale presso la Regione Abruzzo, dalla società Abruzzo Energie Rinnovabili. Lì il comune ha investito soldi per fare un parco fluviale, un posto anche molto bello, peraltro da un punto di vista produttivo, energetico, è veramente irrisorio, il gioco non vale la candela, praticamente un impianto fotovoltaico su un capannone nel fucino darebbe più energia di questo impianto idroelettrico. Nel caso in cui la risposta da parte della Regione non dovesse essere positiva, ci sarebbero altre strategie da adottare, soprattutto da parte delle amministrazioni comunali oltre che dalle associazioni? Sì, sicuramente ci sono, non è l'ultimo passaggio, sarebbe preoccupante però da questa Regione che non riesce a garantire in Abruzzo il 70% dei fiumi non rispetta gli obiettivi di qualità europei. È veramente un'acqua cristallina, potremmo dire acqua minerale addirittura, quindi intubarla sarebbe proprio uno spreco. Tra le altre cose, dai 400-500 litri al secondo si ridurrebbe poco più di 60 litri al secondo, per cui, come si può immaginare, fauna, flora eccetera verrebbe proprio a mancare. Nel quartiere di Colleparco, vicino all'Università di Teramo, sta sorgendo un nuovo villaggio per 400 persone con case a canone agevolato e poliambulatori medici e riabilitativi. È la Fabbrica del Benessere, un'idea di housing care progettata e realizzata da Atena Costruzioni. Il servizio di Tania Bonnici di Castelli. È in costruzione a Teramo, nel quartiere di Colleparco, la Fabbrica del Benessere. Si tratta di un progetto edilizio che prevede abitazioni a canone sostenibile per 120 famiglie e spazi destinati alla salute con poliambulatori di medicina di base, farmacia, riabilitazione, ma anche fitness con piscina e percorsi naturalistici. Il nuovo villaggio sorgerà vicino all'Università di Teramo ed è stato ideato e realizzato dall'Atena Costruzioni. L'housing care vuole essere una diversa filosofia dell'abitazione. Da una parte soddisfa il bisogno di avere una casa a prezzi calmierati e dall'altra quello della salute e del benessere. La nostra idea è quella di trasformare la casa in un luogo di cura, nel senso che la casa rimane casa e noi, queste sono case che noi costruiamo, speriamo anche molto bene, e che verranno concesse in affitto a canone calmierato. Ma nel borgo che stiamo realizzando stiamo predisponendo gli spazi e stiamo costruendo le condizioni perché ci sia una forte offerta sanitaria che si rivolge sia all'interno del borgo, cioè alle 400 persone che stimiamo andranno a vivere in questo borgo, ma anche al quartiere e alla città. La Fabbrica del Benessere di Colleparco è stata pensata soprattutto per anziani soli, pazienti in riabilitazione, studenti o giovani coppie. Un villaggio attento alla salute e altamente tecnologico. Questa Fabbrica del Benessere è particolarmente tecnologica, in che cosa? Bene, fin dal primo approccio progettuale l'elevata qualità dei servizi che volevano essere erogati alla persona all'interno di questo complesso hanno reso quasi obbligatorio un approccio diverso alla progettazione impiantistica che non poteva essere tradizionale perché non avremmo potuto erogare servizi ad alta qualità come ad esempio un approccio basato sulla building automation permetterà. Building automation vuol dire automazione dell'edificio, automazione del complesso, integrare tra di loro impianti che tradizionalmente sono pensati separati. Sabato 26 e domenica 27 maggio, dunque in questo fine settimana, si terrà in Abruzzo Cantine Aperte, giunta alla sua 20ª edizione. Sono 33 le aziende che saranno aperte ai tanti visitatori che arriveranno anche da fuori regione. Servizio.
33 aziende agricole regionali parteciperanno alla prossima edizione di Cantine Aperte. L'enoturismo rappresenta una grande realtà a livello nazionale, ma soprattutto a livello locale. 2,5 miliardi di euro di fatturato annuo è una grande opportunità di promozione delle nostre cantine, dei nostri territori. Voglio ringraziare il Movimento del Turismo del Vino e soprattutto il Presidente nazionale Nicola D'Auria, che si sta impegnando con determinazione per promuovere l'enoturismo in Italia e nel mondo. Promuovere il vino abruzzese significa promuovere il territorio abruzzese e le bellezze della nostra regione? Assolutamente sì, promuovere il nostro vino, il nostro Montepulciano significa promuovere il nostro territorio, la nostra natura. Quest'anno festeggiamo i primi 50 anni della DOC Montepulciano d'Abruzzo, è un elemento in più per sostenere con forza tutto il settore vitivinicolo. Quest'anno è la 20ª edizione per il nostro Abruzzo, che ogni anno abbiamo dei numeri che aumentano, quindi c'è numeri esponenziali di turisti, wine lovers come si chiamano oggi, che vengono appositamente a visitare le nostre aziende, anche tornano il più molte volte perché si sono trovati bene, portano nuovi amici, insomma è un evento veramente importante per la regione Abruzzo. Nel concreto cosa accade tra sabato e domenica quando questi visitatori arrivano nelle cantine? Ma fondamentalmente abbiamo questo incontro tra il consumatore e il produttore, cioè tutti i nostri clienti o futuri clienti si rendono conto cosa c'è dietro un bicchiere di vino, dalle vigne, dalla raccolta, la trasformazione, le varie maturazioni, imbottigliamenti, apriamo le nostre cantine non solo nella degustazione, proprio per far rendere conto del lavoro, del sacrificio che c'è dietro ogni bicchiere di vino. E ora apriamo la pagina dello sport, salvezza conquistata e campionato finito. I giocatori del Pescara hanno ripreso oggi ad allenarsi per quella che è l'ultima settimana di lavoro. Domenica prossima, dopo la amichevole a Scafa contro la locale formazione, ci sarà il Rompete le righe. Intanto oggi, attraverso le colonne del Corriere dello Sport, è tornato a parlare il presidente Daniele Sebastiani. Vediamo. Dopo quasi due mesi il presidente del Pescara Daniele Sebastiani rompe il silenzio e a salvezza conquistata torna a parlare attraverso un'intervista rilasciata all'edizione odierna del Corriere dello Sport al collega Giancarlo Febbo. Argomento principale il futuro del Pescara, la programmazione e l'assetto societario. Sebastiani tuttavia glissa circa l'esistenza di una trattativa, in particolare con una cordata cinese. L'unica cosa che esiste è che sono stanco, risponde il patron biancazzurro. Dopo un periodo così tribolato, al termine del quale siamo riusciti a mantenere la categoria, cosa importante per Pescara, ora mi fermo io per riflettere sul futuro. Fino al 30 giugno, per eventuali subentranti, se qualcuno arriva, porte aperte, altrimenti continuerò facendo quello che posso e decidendo di testa mia. Sono in un periodo in cui devo decidere se continuare o meno un percorso e non è solo una questione economica. Sono un pescarese vero, ho sempre fatto tutto per Pescara e per il Pescara. Il discorso poi scivola sull'argomento più caldo sul fronte tecnico, ovvero la conferma dell'allenatore che ha guidato il Delfino alla salvezza, Beppi Pillon. Sebastiani è secco. Il mister è stato molto bravo, ma prima di impegnarmi e impegnare altre persone, devo capire cosa succede. Quindi la vicenda del nuovo stadio? Alla domanda sarebbe un paradosso uscire di scena ora che il Comune ha approvato il progetto, Sebastiani risponde: no, sarebbe l'ennesima cosa bella che lascerei in dote alla mia città, un ulteriore tassellino di un progetto più ampio. Le realtà vanno costruite, non improvvisate. Insomma, i prossimi giorni saranno essenziali per la costituzione del nuovo Pescara, giorni nei quali una eventuale variazione sostanziale dei quadri societari andrà ad incidere su quelli tecnici. È prassi diffusa tra i presidenti di squadre di calcio in questo periodo tirare il fiato, chiedere aiuto al tessuto economico, riflettere, ricaricarsi e poi ripartire per la nuova stagione. Certamente Sebastiani stanco lo è ed è inevitabile quando si porta avanti la proprietà di una squadra di questo livello da circa 6 anni, più quelli precedenti nei quali lo stesso Sebastiani è stato un attore importante della compagine sociale. Resta da vedere se delle proposte vere e concrete sul tavolo del numero uno del Delfino ci siano davvero. Al di là dell'ipotesi cinese, resta anche quella dello sviluppo della cosiddetta filiera che contempli Pescara, Lugano, Francavilla e Pineto, un progetto che potrebbe portare ad una gestione più economica del parco dei giovani calciatori. Quando le cose saranno un po' più definite, sarà possibile sciogliere i nodi del settore tecnico. La permanenza di Luca Leone
Pallone, il prolungamento di Giorgio Repetto, la eventuale conferma di Beppi Pillon, la cui candidatura è forte e autorevole, sostenuta dallo stesso Repetto, ma Sebastiani potrebbe valutare anche profili più giovani. Si vociferava di un ritorno di Cristian Bucchi, il quale però ora è vicinissimo alla firma con il neo-retrocesso Benevento. Allora la Serie C, in casa Teramo c'è ancora da scegliere il nome del nuovo allenatore. Zichella a fine mese parlerà con la società per l'eventuale conferma, ma spunta fuori il nome di Pierluigi Iervese, ex tecnico del Francavilla, il servizio di Jacopo Forcella. Non solo Zichella, il Teramo si guarda intorno alla ricerca del nuovo allenatore e l'ultima idea ha il volto e il nome di Pierluigi Iervese. L'ormai ex allenatore del Francavilla infatti potrebbe essere uno dei profili in grado di scavalcare proprio Zichella, tuttora favorito numero uno a sedersi sulla panchina biancorossa anche nella prossima stagione. Una stagione, quella di Iervese sulla panchina giallorossa, invece tutto sommato positiva. Da neopromossa, la formazione del presidente Gilberto Candeloro ha chiuso al sesto posto, a quota 53 punti, a meno 2 dalla zona playoff, nonostante i tanti infortuni, Fofana e Amenta su tutti, che hanno condizionato la stagione. Inoltre il nome di Iervese si inserirebbe in un eventuale contesto più ampio che potrebbe portare in biancorosso anche qualche prospetto che si è messo in luce in questa stagione di Serie D. Ad esempio il gioiellino Youssef Baba, 19 anni, già convocato con la rappresentativa della LND al torneo di Viareggio e che a sinistra per il diavolo sarebbe un tocca Sara, visti i problemi avuti nel campionato appena concluso a trovare un vero e proprio titolare su quella corsia. Molto dipenderà tuttavia da quello che accadrà a fine mese, quando Zichella tornerà in Abruzzo per cercare di trovare l'accordo per il prolungamento di un altro anno di contratto con Capitelli. Per quella data la società sarà allargata all'ingresso dei nuovi soci? Difficile dirlo con certezza. L'ottimismo del patron di qualche giorno fa su eventuali partner che potessero affiancarlo sta facendo i conti con una realtà che è un po' più complicata del previsto. Qualche trattativa c'è, ma per il momento nulla di concreto, e questo vuol dire che il portafoglio a disposizione di Sandro Federico per il prossimo mercato non sarà così florido come ogni direttore sportivo sogna. In primis vanno messe in cantiere le uscite, al netto delle scadenze naturali. Il 30 giugno saranno liberi sia Tulli che Ilari, appetiti dalla Fermana, che vorrebbe rilanciare soprattutto la punta, reduce da una stagione con 0 gol messi a segno in campionato. Per il centrocampista, dopo 2 anni in biancorosso, la concreta possibilità di cambiare aria. Iervese potrebbe essere un profilo interessante per Campitelli, anche in un'ottica di ulteriore ringiovanimento e rinnovamento dell'organico. Ma ci sarà da decidere. Con Zichella, il premio a chi nel momento più complicato ha sposato la causa del Teramo, oppure virare nettamente per chiudere una stagione da dimenticare al più presto. Cambiamo disciplina, ora il podismo. Si è svolta domenica scorsa la Maratonina del Mare di Pescara. Successi keniani sia tra gli uomini con la vittoria andata a Jonathan Kanda, sia tra le donne con la vittoria di Vivian Kemboi. Circa 2.400 i partecipanti fra le gare competitive e non. Soddisfatto il presidente del comitato organizzatore Domenico D'Onofrio. Vediamo. Beh, la domanda al presidente Domenico D'Onofrio va subito dritta al cuore, cioè come ha funzionato il nuovo percorso, perché era la parte che più di tutte vi preoccupava, ma mi sembra che il tuo sorriso e anche il buffetto che ti fanno gli amici che passano dica tutto. Ho ancora adrenalina a 1000. Il percorso è stato bellissimo, ha funzionato tutto perfettamente, le chiusure delle strade, ringraziamo la protezione civile, soprattutto l'organizzatore Pietro Nardone che ha curato proprio il percorso, le macchine che addirittura hanno suonato durante il percorso, poi sono rimasto tutta l'arrivo proprio all'arrivo degli atleti a chiedere se c'erano stati dei problemi. Nessuno mi ha detto che il percorso era brutto, tutti quanti sono complimentati. Ha funzionato bene anche i ristori, io penso che possiamo essere soddisfatti. Il presidente deve dire, è giusto che lo dica lui, il grazie che va a? Allo staff, al mio staff, ai miei ragazzi che sono 100 persone che sto rompendo le scatole da 6 mesi, 8 mesi che sto organizzando, quindi a quelle 100 persone che non voglio fare nome, ma a tutti quanti ringrazio, perché sono loro, sono senza di loro non farei nulla. Finisce qui la prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.